vento caldo. Prendiamo spunto da questo capolavoro di Fabrizio De André, Inverno, per parlare dell'inverno a Roma. Dunque c'è un piano contro il gelo, allora facciamo informazione e servizio per i nostri concittadini e lo facciamo con la persona migliore, nella persona appunto di Tommaso Profeta, che è il direttore della Protezione Civile del Campidoglio. Profeta, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque, che cosa stiamo organizzando per quelle fasce diciamo più a rischio, per esempio i senza tetto, per esempio le emergenze in quartieri, luoghi fra i più impervi e probabilmente i più a rischio? Ecco, che cosa sta facendo la Protezione Civile? Allora, innanzitutto noi stiamo monitorando le condizioni meteo. Sì. La cosa che possiamo certamente dire è che nei prossimi giorni avremo un drastico abbassamento delle temperature, specialmente nella notte tra sabato e domenica. Sì. Questo ci espone ovviamente a un rischio ghiaccio e contro il rischio ghiaccio noi abbiamo già distribuito il materiale, il sale, diciamo, da spargere sulle strade a tutti i municipi. Sì. Già da un mese. Sì. Ma adesso stiamo predisponendo per questi giorni una sorta di consegna del sale porta a porta. Mm-hmm. Che significa che i nostri operatori andranno presso le parrocchie, presso gli ospedali, presso le stazioni metropolitane e tutte quei luoghi sensibili appunto a consegnare il sale e a consegnare anche delle pale in caso di rischio neve. Allora, lei ha detto, Profeta, che ci sarà un abbassamento previsto fra la notte di sabato e domenica, abbassamento delle temperature molto drastico. Per quanto riguarda la durata di questa ondata di gelo, che cosa si prevede? Perché noi seguiamo ovviamente passo passo i meteo, però ci parlano delle 24-48 ore. Sembra che si protrarrà fino a metà febbraio, è possibile? Ma sicuramente noi anche abbiamo previsioni attendibili, diciamo a 72 ore più o meno, ma sì, certamente la tendenza è quella a un febbraio comunque freddo. Mm. E quindi sicuramente nei prossimi giorni la temperatura permarrà sempre particolarmente rigida. Mm. Sarà sufficiente la scorta di sale, Profeta, per ovviare a quelli che saranno disagi di viabilità, ancorché per i pedoni? Perché attenzione, noi parliamo sempre delle macchine, ma parliamo anche di persone che hanno un deambulo, diciamo, relativamente sicuro, e dei marciapiedi che inevitabilmente saranno ghiacciati. Ecco, Ecco, questa distribuzione di cui parlavo riguarda proprio principalmente questo, cioè tutti quei posti frequentati appunto dalle persone a piedi. Mm. E quindi per quanto riguarda le strade, noi ovviamente abbiamo un nostro dispositivo che è stato già allestato. Sì. E un nostro dispositivo che appunto prevede una salatura delle strade, che peraltro abbiamo anche già effettuato questa notte. Sì. Sia della grande viabilità sia delle strade municipali, con le ditte di manutenzione stradale che ovviamente sono a disposizione nostra. Mm-hmm. E con gli operatori dell'AMA. Quindi sono due dispositivi, certo, che si integrano ma diversi, uno che riguarda le strade e uno che riguarda appunto marciapiedi e tutti i posti dove sono frequentati dai cittadini. Certo, è stata disposta anche accoglienza per i senza tetto, vero? Senza dubbio, il Dipartimento Affari Sociali ha disposto appunto l'apertura delle metropolitane di alcuni sottopassi che sono stati allestiti appunto per il ricovero delle persone in stato di fragilità e quindi alle quali sarà data tutta l'assistenza necessaria con pasti, bevande calde e quant'altro. Senta, da ultimo, mentre la ringraziamo, Profeta, per esempio il clero si sta attivando anche per darvi mano in questo obbligo di accoglienza, intendo dire ci saranno parrocchie, chiese e quant'altro che potranno ospitare anche qualche senza tetto? Ma certamente questa è un'attività, diciamo così, che il clero fa da sempre, quindi il nostro dispositivo è sicuramente un dispositivo integrato con quello delle parrocchie, che svolgono veramente una grandissima opera e quindi diciamo è una grande famiglia appunto che vede messi insieme il comune, il clero e le associazioni di volontariato civile. Molto bene, la ringraziamo, Profeta. Grazie a lei. Buon lavoro. Grazie a Tommaso Profeta, direttore della Protezione Civile del Campidoglio.